Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi discepoli, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti: è fuori di sé. Vediamo subito che questo è proprio vero, che Gesù è fuori di sé. È fuori di sé per amore. È la follia di Dio. In questo contesto si parla di una folla immensa che tutti vogliono raggiungere e incontrarsi con Gesù. Vengono da tutte le parti, dalla Giudea, dalla Galilea, da Gerusalemme, dall'Idumea, da oltre il Giordano, da Tiro e Sidone, eccetera, perché intendevano almeno toccare il lembo del suo mantello. E così si sentono guariti profondamente. Il testo dice: Gesù guarì molti che erano affetti da varie malattie. Ed è proprio questo il fatto della follia di Dio. Tutta, possiamo dire, tutta la vita di Dio, tutta la vita di Gesù è una follia, è una scelta d'amore. Dio sceglie di nascere nella nostra umanità, nella nostra storia, per amore. Vive per amore, muore per amore. Tutta la sua vita è una vita spesa per gli altri, quindi una vita, una proesistenza. Vivere per gli altri, per amore. E in questo contesto si sottolinea tanto il fatto della guarigione da tante situazioni che l'uomo vive. Ed è proprio questo la questione, che Dio scende dalla sua polvere, dalla sua gloria, per raggiungerci nella nostra polvere, là dove noi siamo lontanissimi a volte da Lui, là dove noi siamo polvere, per prendersi per mano e riportarci verso la nostra gloria, verso la nostra verità. E è significativo che in questo senso possiamo assolutamente dire: è vero, Gesù è fuori di sé. Gesù manifesta in questo modo tutta la follia di Dio per amore. E il testo dice anche: era stanco e sfinito, segno del fatto che costantemente la sua vita è spesa per gli altri, per il bene degli altri. E Gesù è venuto sulla terra, nella nostra vita, per dimostrarci proprio questo, che è follemente innamorato dell'uomo e intende fare qualsiasi cosa perché l'uomo ritrovi la sua serenità, ritrovi la sua verità, ritrovi appunto la sua guarigione, la sua salvezza. Sia lodato Gesù Cristo.